Gruppo Spinelli, Logistics Provider. Ben ritrovati, puntata numero 324 di Transport, il nostro focus settimanale sul mondo dei porti, dei trasporti e della logistica. Apriamo questa puntata con l'intervista realizzata a Paolo Emilio Signorini, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Presidente, partiamo dalla situazione attuale, perché dai porti della Cina stanno ripartendo ormai le spedizioni delle merci verso i porti dell'Europa e del Nord America. Questo paradossalmente però può creare una situazione di difficoltà, perché molte aziende italiane che hanno ordinato merce dalla Cina in questo momento sono chiuse. Questo può creare una situazione di difficoltà per i porti italiani, nello specifico per i porti della vostra autorità portuale, di stoccaggio, no, delle merci. Sì, questo era un effetto in qualche misura prevedibile. La Cina ha avuto l'effetto del coronavirus prima di noi, ora lo stiamo affrontando noi. Tutto sommato credo che sia una buona notizia che la Cina sia ripartita. Noi dobbiamo risolvere due problemi. Il primo è, come ha detto lei, cioè avere adeguate aree di stoccaggio di eventuali merci che siano in eccedenza rispetto alla possibilità in questo momento del mercato del Nord Italia di assorbirle. Il secondo problema è evitare che ci sia appunto questa interruzione nella filiera. Lo sforzo che stiamo facendo insieme al Ministro, a tutti i protagonisti della filiera logistico-portuale, è quella di non chiudere la luce ma di tenere aperto, seppur con un'operatività ridotta, l'intera filiera, in modo che quando anche l'Italia ripartirà, cosa che auspichiamo possa avvenire tra fine aprile e primi di maggio, il problema sia, come dire, archiviabile come un disagio e non come una vera e propria crisi. Senta, è possibile pensare, e in che misura questo incide, di dare una priorità, quindi trovare un canale privilegiato, una strada privilegiata in porto per le merci essenziali, quindi penso ai materiali sanitari, penso ai materiali, le merci alimentari? Questo in realtà, per come è organizzato il trasporto marittimo, non è semplicissimo. Voi sapete che la parte del Leone la fa il traffico containerizzato, i container quando arrivano molto difficilmente si prestano a essere aperti, spacchettati e redistribuiti a seconda della rilevanza della merce. Noi abbiamo sentito da questo punto di vista soprattutto agenti spedizionieri e autotrasportatori e ci è stato ribadito un po' da tutti questa difficoltà. Mi pare che sia più produttivo un approccio che tenda a mantenere aperta la filiera, ripeto, seppure con ritmi di lavoro ridotti e rallentati, in modo da poter assicurare alla merce di arrivare, ma non di poterla, come dire, sezionare al momento dell'arrivo, che non è agevole. Andiamo ora ad ascoltare le parole di Paolo Cornetto, amministratore delegato di APM Terminals. Cornetto, Vado Gateway è un terminal aperto da poco, subito però vi siete ritrovati a far fronte a una sfida importante. Come ha influito questa emergenza sui traffici attuali e cosa vi aspettate per l'immediato futuro? In effetti siamo proprio una corsa pazzesca, un endurance test che sta durando da qualche mese, prima per la corsa ostacoli per aprire il terminal, allora ci troviamo in questa situazione, dopo un mese e mezzo dall'arrivo del primo servizio. Diciamo che l'organizzazione ha risposto molto bene, devo dire, riusciamo a tenere un discreto livello di controllo su quello che avviene dentro il terminal. Viceversa, quello che sta succedendo fuori è difficile da controllare, i traffici cominciano a calare in modo significativo, abbiamo già visto questa settimana e le prospettive per le prossime settimane sono abbastanza brutte,
con dei cali decisamente importanti di traffico, direi su tutti i treni, import-export, più o meno su tutti i mercati. Avete già un'idea di quelle che potranno essere le cifre di questi cali? Noi a marzo abbiamo sofferto un filo meno, probabilmente anche perché una parte dell'attività che abbiamo qui a Vado riguarda import di frutta, pertanto prodotti alimentari che comunque vengono ancora consumati sul mercato, per cui probabilmente rispetto alla tendenza di altri scali siamo stati leggermente più fortunati, però sono numeri che cominciamo a vedere su aprile, dove effettivamente già questa settimana abbiamo visto un 30-35% di calo e le prospettive per le prossime settimane non sono assolutamente incoraggianti. Ecco, a livello di dispositivi invece, per i lavoratori che operano nel vostro terminal, quali misure avete messo in atto per garantire la loro salute? Abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo, tutto quello che ovviamente il governo ha indicato nei vari decreti, per cui abbiamo messo in campo sanitizzazione di mezzi e ambienti, smart working, provvediamo a a tutti i colleghi ogni settimana dei dispositivi di protezione individuale, per cui maschere, guanti, abbiamo messo qualche protezione ai varchi e nei punti dove ci sono interazioni con l'esterno. Abbiamo cercato di fare tutto quello che ci veniva in mente per rendere l'ambiente di lavoro più sicuro possibile. Devo dire che per il momento ha funzionato, però siamo tutti molto vulnerabili, perché abbiamo visto come procede lo sviluppo del virus, per cui non possiamo dire di essere in una zona protetta. Stiamo cercando di proteggere al meglio delle nostre possibilità. Nei vostri piani di sviluppo, quando a dicembre il terminal ha aperto, si parlava di arrivare alla piena operatività intorno all'estate, intorno al mese di luglio. Restano questi i vostri piani anche dopo l'impatto di questa emergenza? L'impianto lo stiamo completando e l'operatività potremmo riuscire a garantirla. Il problema a questo punto non è l'operatività del terminal, ma è lo sviluppo dei traffici sul nostro mercato e di conseguenza manca la componente di traffico per poter incontrare e raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati. Probabilmente l'impianto invece dovrebbe essere disponibile nei tempi che ci siamo dati, però bisogna vedere in che modo riusciremo a utilizzarlo e quanto carico ci sarà sul mercato per usarlo a pieno. In questi giorni si parla tanto di una ripresa dei traffici dalla Cina e questa è sicuramente una gran buona notizia, però porta con sé anche un problema pratico per un'Italia dove tante aziende sono ancora chiuse. Dove stoccare, cioè, le merci che in questo momento non possono essere consegnate? Questo non ci sta creando grandissime difficoltà perché comunque abbiamo soprattutto stringhe che lavorano sull'export, mentre dicevo prima in import abbiamo soprattutto frutta, prodotti deperibili perché e quelli vanno via con una discreta rapidità, per cui questo è un problema che a noi non ha ancora toccato molto, però quello che diceva prima è molto importante perché il disallineamento tra i vari paesi continuerà a esserci per un po', perché adesso la Cina sta uscendo dalle proprie difficoltà e hanno ricominciato a produrre ma non ci sono i mercati di riferimento pronti a ricevere e il rischio è che questo succeda poi anche a noi con il nostro export tra qualche tempo, quando magari noi ci saremo ripresi auspicabilmente e altri mercati dove andiamo a vendere le nostre merci non lo saranno ancora perché stanno entrando in questa crisi in ritardo rispetto a noi, per cui è uno scenario che rischia di trascinarsi avanti un po' a lungo. Intervista ora a Mario Mattioli, presidente di Confitarma. Innanzitutto la cosa secondo me estremamente importante, finalmente si è presa coscienza dell'importanza e della strategicità del nostro settore. In generale la logistica è un settore fondamentale e lo stiamo vedendo in questi momenti di estrema difficoltà per il Paese, sia dal punto di vista logistico sui territori, sia naturalmente la catena logistica, l'importanza dell'alimentazione della catena logistica attraverso il mare, attraverso i porti e attraverso evidentemente tutti gli snodi portuali del nostro paese. Quindi è una catena assolutamente fondamentale. Detto questo, con la ministra De Micheli, con cui siamo stati e siamo ancora in forte contatto, abbiamo chiesto e abbiamo preparato
una lista di aiuti che sono naturalmente una serie di aiuti previsti dal governo in generale per il comparto industriale. Noi li abbiamo declinati per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo, quindi noi come Confidarma abbiamo fatto, tra l'altro in questo periodo con estrema difficoltà logistica, perché siamo, come si può chiaramente vedere, ognuno nelle proprie case, e quindi ringraziando a Dio esistono questi strumenti tecnologici che comunque ci avvicinano, ma siamo di fatto lontani e non è stata una cosa semplice. Abbiamo chiesto, in linea con quanto, ripeto, previsto dal governo, una serie di aiuti al settore che vanno dalla cassa integrazione, che nel nostro caso si declina con il fondo Solimare, che è un fondo bilaterale per il settore del trasporto marittimo, ma è la cui procedura è assolutamente analoga a quella della cassa integrazione in generale prevista per il nostro sistema. Abbiamo chiesto la riduzione del cuneo fiscale per quanto riguarda quelle attività che sono naturalmente strategiche per il settore, intendo dire tutto l'aspetto del cabotaggio, del trasporto con le piccole isole, quindi tutte le navi che sono iscritte nel primo registro che oggi, diciamo, non hanno alcun beneficio dal punto di vista fiscale, e quindi abbiamo chiesto una decontribuzione sugli sgravi fiscali di queste imprese. Abbiamo chiesto la decontribuzione anche del cuneo fiscale per gli addetti alle nostre società, quindi alle strutture di terra delle nostre società, che stanno continuando e devono continuare a rendere servizio, perché altrimenti la catena logistica si blocca, si spezza. Abbiamo chiesto, in linea con quanto è stato fatto, ripeto, dal settore industriale, degli incentivi dal punto di vista economico, a valersi dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi con garanzia del governo, quindi dei prestiti che consentono la liquidità delle aziende e consentono in questo momento, con un drammatico calo dei fatturati, in alcuni casi, in alcuni settori c'è addirittura un azzeramento del fatturato, ma la necessità del continuare a mantenere viva e mantenere sempre in massima movimentazione la catena logistica, naturalmente chiediamo degli incentivi affinché i cash flow delle aziende possano continuare ad andare avanti e le aziende possano continuare in questo difficilissimo contesto ad operare come stanno facendo. Bene, si chiude qui questa prima parte della puntata di Transport. Non andate via, un po' di pubblicità e poi torniamo. Spinelli, leader nell'inland shipping. I nostri servizi seguono tutta la catena logistica, dal terminal portuale al trasporto intermodale. Gruppo Spinelli, logistics provider. Ben ritrovati a questa seconda parte di Transport, riprendiamo il nostro viaggio sui porti del Nord Africa, torniamo in Tunisia. L'economia del mare è uno degli asset principali per la Tunisia, che sta puntando molto sullo sviluppo degli scali esistenti e sulla creazione di nuovi porti in punti strategici del paese.
A 9 km a sud-est di Tunisi ecco il porto di Rhades, commercialmente il più importante del paese, con banchine dedicate alle navi portacontainer e altre esclusivamente per i ro-ro. Nella zona portuale operano diverse imprese marittime presenti anche in Italia. È il caso, fra le altre, della Ignazio Messina. La Tunisia per la mia compagnia è stato un mercato molto importante. La compagnia è presente nel paese da oltre 20 anni. Attualmente siamo presenti sul mercato tunisino con due linee regolari che servono il porto di Genova e il porto di Tunisi, una linea, e l'altra linea il porto di Napoli, il porto di Gioia Tauro e il porto di Tunisi. Sono due rotazioni settimanali con due navi ro-ro da circa 400 TEU e siamo presenti anche con una agenzia Messina-Tunisi, che è un'agenzia partecipata, quindi socio tunisino e socio italiano. Questo dovuto al cahier de charge della legge tunisina, che impongono di avere un associato locale per poter esercitare la professione. Quindi un impegno che è stato negli anni sempre più importante. Il raddoppio della linea è di quest'anno, il mercato tunisino ci sta dando delle buone soddisfazioni e l'azienda è interessata a investire ulteriormente in questo mercato. Come funziona, ora le faccio una domanda molto ampia, il porto di Rhades? Cioè quali sono le sue regole, la sua partecipazione, quali sono le regole all'interno delle quali bisogna muoversi e come si differenziano da un classico porto italiano, penso a quello di Genova ad esempio? Allora, il porto di Rhades è il porto che io definisco il polmone dell'economia tunisina, è il porto che movimenta più merce in assoluto. Parliamo di merce che è o containerizzata, quindi container, o ro-ro, quindi trailer. Il porto, gli accosti sono decisi dall'autorità marittima e portuale tunisina, l'OMP. Gli stivatori sono stivatori locali pubblici, è una società che si chiama Stam, che è 100% di proprietà statale. Sostanzialmente il porto oggi è suddiviso in due tipologie di navi di accosti. Ci sono le banchine dedicate alle navi full container e le banchine dedicate alle navi ro-ro. Le banchine dedicate alle navi ro-ro perché hanno delle linee regolari e quindi delle finestre operative decise dall'OMP. Noi, operando con due navi ro-ro, abbiamo due finestre operative, il martedì e mercoledì, e in 48 ore svolgiamo tutte le operazioni commerciali, quindi sbarco e imbarco dei contenitori. A circa 300 km a sud di Tunisi c'è Sfax, il cui porto è il secondo per importanza nel paese e svolge un ruolo importante anche a servizio della Libia, dove gli accosti negli ultimi anni si sono notevolmente diradati per via delle turbulenze politiche. Qui la Scuola Europea dei Trasporti Intermodali ha portato più di 150 protagonisti del cluster marittimo europeo proprio per fare il punto sugli sviluppi delle autostrade del mare. Prima di tutto lo sviluppo della rete transmediterranea di trasporto e la nostra visione si deve fare con le autorità portuali e con le compagnie di navigazione che sono a lavorare a questo momento. Ma questo concetto della intermodalità o del trasporto di corto raggio che si deve fare vedere agli operatori, perché non è un problema di cambiare una cosa specifica ad una linea o ad avere un servizio, un cambio di mentalità, di cultura di trasporto. E questo si deve fare vedere a tutti gli operatori e abbiamo fatto un progetto e un programma di lavoro nel Maghreb, Marocco, Tunisia, Algeria, che sono i paesi che con l'Italia, con Spagna, con la Francia devono fare tutto il Mediterraneo occidentale. E proprio in quella sede il direttore generale del trasporto marittimo e dei porti commerciali della Tunisia ha spiegato il piano di investimenti del governo, un programma imponente di ampio respiro per lo sviluppo della portualità. Le transport maritime en Tunisie, c'est un vecteur essentiel pour le développement de notre économie. Le transport maritime assure 98% de nos échanges. C'est pour cette raison que notre gouvernement il a tracé une stratégie pour le développement de ce secteur. Lo sviluppo dei trasporti marittimi è un vettore fondamentale per la nostra economia e assorbe il 98% dei nostri scambi ed è per questo che il nostro governo ha adottato una precisa strategia per lo sviluppo di questo importante settore, basata su alcuni punti chiave.
Il primo è lo sviluppo della flotta nazionale, con una società pubblica o privata che sia capace di sostenere le nostre esportazioni e importare i prodotti che per noi sono strategici. Il secondo punto è lo sviluppo delle infrastrutture portuali, con una strategia molto ambiziosa. Gli attuali porti della Tunisia hanno mostrato i loro limiti operativi e per questo stiamo investendo per dare ai nostri operatori scali con un pescaggio adeguato, un'appropriata lunghezza delle banchine e mezzi in grado di rendere snelle le procedure portuali, venendo incontro alle esigenze del trasporto marittimo. Sta nascendo un nuovo porto a Enfida e per questo abbiamo predisposto una società ad hoc per il suo sviluppo. Un altro scalo sarà dedicato ai prodotti petroliferi e chimici. Il terzo nascerà a sud di Zarzis. Sarà un polo economico che integrerà le attività logistiche, quelle del porto esistente e la zona franca. Il terzo punto di sviluppo riguarda il miglioramento del nostro quadro di regolamenti, venendo incontro alle esigenze del cluster internazionale e il miglioramento delle operazioni portuali, sfruttando la tecnologia e lo scambio di informazioni e documenti doganali in via telematica. Infine, l'ultimo punto riguarda la formazione degli operatori portuali, sulla quale stiamo investendo cifre importanti. Plan de développement 2016-2020. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'élément humain. Notre stratégie, elle se base aussi sur la formation du personnel, c'est le capital de la Tunisie. In questo scacchiere, il porto di Sfax riveste un ruolo strategico e la sua importanza sembra destinata a crescere negli anni grazie alla sua posizione, che gli consente di essere punto di riferimento non solo per la Libia, almeno a livello temporaneo, ma anche per l'Africa subsahariana. So, you know that Sfax is the second port in Tunisia, and we are taking into consideration different cargo, the container, the general cargo, and the bulk cargo. Recently, a new line started, which it's presented by Mr. Yuan, which is Pro Cargo. It's a collaboration between Taras Line and Sfax. Il secondo porto della Tunisia in grado di ricevere navi container e general cargo. Recentemente è stata inaugurata una nuova linea con l'Italia grazie alla Pro Cargo, che è molto interessante perché permette di trasportare diversi tipi di merce in modo differente, container, trailer e general cargo. In questo momento è prevista una toccata alla settimana, ma stiamo ragionando di ampliare questo collegamento e di svilupparne di nuovi, perché siamo alla continua ricerca di opportunità per sviluppare il nostro porto. La nostra attenzione si sta concentrando in particolare sulla logistica e sulla tecnologia per velocizzare le operazioni portuali ed essere così in costante miglioramento e soprattutto per poter competere con gli altri sistemi portuali. To smooth the customs procedure in order to do better in future and to be competitive with the other parts. E allora eccola la linea della Pro Cargo che una volta alla settimana unisce Marina di Carrara, Cagliari e Sfax e lo fa appunto in modo innovativo. Credo che siamo appunto i primi che siamo passati alla pratica, ma bisogna ogni tanto anche passare da questo momento non facile, perché in effetti è un'innovazione per i porti, è un'innovazione anche per il mercato, di trovarsi tutto un tratto una regolarità, una nave che arriva ogni settimana, attualmente è un servizio settimanale, e che fa sì che la gente dice: ma come, io ordino qualcosa il mercoledì in Italia e il martedì o il lunedì è già qui, una cosa mai vista. Perché di solito, soprattutto qui a Sfax, si parlava di un trasporto molto complesso, oppure si doveva passare da Tunisi, con il servizio classico da Tunisi, ma non dimentichiamo, siamo a 350 km da Tunisi e il costo non è indifferente. Noi abbiamo iniziato un servizio con una nave Roro, dunque una nave traghetto, che permette però di essere trivalenti. Cosa intendo con trivalenti? Intendo che facciamo i semirimorchi come tutti, però facciamo anche contenitori e facciamo anche del general cargo, cioè facciamo anche dell'acciaio. E tutti mi chiedono: ma come fai a farlo? È un sistema sulla stessa nave e non stanno insieme. E invece no, stanno insieme perché usiamo insieme
al gruppo Grendi sulla linea marina di Carrara-Cagliari un sistema di imbarco-sbarco estremamente innovativo. Un sistema che utilizza per imbarcare i contenitori e i general cargo un tipo di pallet, un grande pallet, sul quale posso caricare fino a 90 tonnellate di merce. Bene, si chiude qui questa puntata numero 324 di Transport. Io vi ricordo che l'informazione continua sul nostro sito www.telenord.it/transport. Grazie dell'attenzione, appuntamento alla prossima settimana. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.